stai guardando, Gio? Il TG? E di ciao a Vittore, di ciao a Vittore, digli grazie che ti ha fatto vedere il Catanzaro, digli ciao. Già. Sai, Andrea, qui tra questi spalti, in mezzo a questa gente, è rimasto tutto uguale. Quando sono arrivato, non c'era nessuno come tanti anni fa. Io sono rimasto lì sotto il grande pino, te lo ricordi? Ho guardato quello stesso identico orizzonte. E sai cosa, Andrea? Per un attimo mi è sembrato che tutto questo tempo non fosse mai passato. Mi è sembrato che tutti questi anni di lontananza, le nostre fatiche, le nostre vite, il tempo stesso, potessero scomparire. In questo posto bisognerebbe abbandonare tutte le cose superflue, vanno bruciate, in modo da tornare indietro più leggeri di prima. Ti senti più leggero, vero? Proprio come un sogno irrealizzabile, il nostro sogno. Buonasera agli amici del TG Giallo Rosso, a tutti quelli che seguono Vittore, che ci dà la possibilità di poter far rivivere questi momenti. Siamo sul lungomare di Viareggio, ci accingiamo a questa trasferta domani di Pisa, che purtroppo hanno vietato tanti tifosi, saremo solo 900, ma comunque saremo sempre tanti. Allora Vittore, un saluto, permettimi di salutare i miei fratelli Maurizio ed Emilio, e ci aggiorniamo domani a Pisa. Ciao Vittore.
San Pietro Apostolo, Catanzaro. Bene. Allora, per il TG Giallo Rosso ci troviamo a Viareggio, abbiamo incontrato due nostri compaesani, Forza Catanzaro. Sempre Forza Catanzaro. E oggi dobbiamo vincere 2-0. 2-0 il pronostico per oggi. Sì. Marcatori. Gemmello e Biasci. E oggi Gemmello deve farlo il gol. Bene. Ah, un saluto da Sergio e Davide. Sergio e Davide. Un saluto a tutti gli amici del TG Giallo Rosso. Ciao. Ciao, ci vediamo stasera. Allora, Vittore, buongiorno. Questa mattina siamo a Reggio Calabria per andare a seguire il Catanzaro, questa volta all'estremo sud. Forza giallorossi sempre. Un saluto a tutti i tifosi del TG Giallorosso. Tu che sei in viaggio, di Antonio Machado. Tu che sei in viaggio, sono le tue orme, la strada, nient'altro. Tu che sei in viaggio, non sei su una strada. La strada la fai tu andando. Mentre vai si fa la strada e girandoti indietro vedrai il sentiero che mai più calpesterai. Tu che sei in viaggio non hai una strada, ma solo scie nel mare. E benvenuti, benvenuti sul mitico, intramontabile, inimitabile, unico TG Giallorosso Story. Un format che è entrato nel DNA dei tifosi del Catanzaro Calcio da ormai tantissimi anni e che racconta le storie e le gesta di una squadra che è l'emblema della nostra regione per la sua storia, rappresentando nel mondo calcistico un orgoglio infinito, senza ovviamente togliere nulla alle altre squadre calabresi. Buongiorno Vittore, direzione Pisa, siamo partiti stamattina dal capoluogo di regione alle 7 circa, ci troviamo all'altezza di San Vittore. Abbiamo appena imboccato la statale Aurelia in direzione Pisa Centro. Tra circa 20 minuti saremo a Pisa. Un saluto a tutti gli amici del TG Giallorosso dal Catanzaro Club Milano Giallorossa. È la strada più vicina, perché potresti andare anche dritto, però a lunghi di 20-30 km, o da Genova a lunghi anche di 20-30 km. Questa è la strada più corta. Si parte nuovamente per una nuova avventura, questa volta ancora più ostica e difficile, ma soprattutto distante a più di 1000 chilometri dalla nostra città. Ah Enzo, taglia, come ti taglio io, tu però. Vedremo infatti come i club del nord si sono organizzati per stringersi attorno ai nostri eroi, sostenendoli in modo grandioso. La Torre di Pisa è uno dei monumenti italiani più famosi al mondo, forse quello più fotografato in assoluto.
L'inclinazione della torre, certamente un difetto dal punto di vista architettonico, l'ha resa unica e dunque ne ha fatto la sua fortuna. La torre non è altro che il campanile del Duomo di Pisa, città che nell'undicesimo secolo, insieme ad Amalfi, Genova e Venezia, era una repubblica marinara, florida e potente. Grazie ai fiorenti scambi commerciali con l'Oriente, l'architettura pisana ne assimilò le atmosfere e la leggerezza strutturale. La costruzione del campanile ebbe inizio nel 1173. Pino è sempre qua, sei tu, Pino. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, Pino. Ok. Siamo con Massimo del Catanzaro Club Massimo Palanca di Bologna. Cosa pensi di questa partita, Massimo? Ma penso che sicuramente coloreremo la curva di giallo-rosso come al solito. Siamo in tanti, siamo forti, massicci, belli e aspettiamo con ansia i giallorossi che scendono in campo. Speriamo di fare belle figure come al solito. Thank you.
Ente Magica esisterà, Ente Magica è la squadra degli ultra. Magica esisterà, Ente Magica è la squadra degli ultra. Ente Magica è la squadra degli ultra. Saremo sempre qua, finché Magica esisterà. Ente Magica è la squadra degli ultra. Yeah.
Facciamo un saluto a Vittore. Ciao Vittore! Ciao Vittore! Come la vedete questa partita? Partita difficile. Ha vinto! Ha vinto! Sì,
lo 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 lo. Non c'è di filo repressione che può fermare